Ciao a tutti, come proteggere le chat di WhatsApp da sguardi indiscreti? Allora, su WhatsApp, con WhatsApp sono cadute molti amori, sono nate molte tensioni nelle coppie, perché chi, diciamo, è senza peccato scagli la prima pietra, però è ovvio che spesso anche queste chat possono essere fraintese, per cui se hai un fidanzato, una fidanzata gelosa, un marito, una moglie gelosa, e puoi correre il rischio che questa persona, diciamo di nascosto, in qualche modo, vada a leggersi le tue chat di WhatsApp, magari hai lasciato il telefono lì. Questa nel tempo è riuscita a riconoscere il tuo codice, quindi e in qualche modo, oppure in qualche modo accede, diciamo così, al tuo telefono, accede alla chat di WhatsApp e ti guarda i messaggi e viene fuori il putiferio. Allora, se vuoi nascondere e anche capire chi ti controlla, chi ti vuole controllare, devi fare una cosa. C'è un'app molto gratuita, molto leggera, che si chiama WhatsApp Lock, che consente di mettere una password, ovviamente un codice a quattro cifre. Devi mettere un codice a quattro cifre diverso da quello del telefono, perché, e cambiarlo anche frequentemente, perché se ovviamente la persona ha avuto accesso, probabilmente il tuo codice del telefono lo conosce. E cosa succede? Succede che ti chiederà un codice per accedere alle chat e magari la persona pensa che tu hai messo il codice del telefono e rimette quel codice lì, che deve risultare sbagliato, ovviamente. Se il codice risulta sbagliato, questa app ha una cosa interessante, che fa automaticamente una foto, che quindi poi resterà nel tuo archivio e tu potrai andare a vedere chi furtivamente, diciamo, cercava di guardarti i messaggi su WhatsApp. E poi potrai decidere, diciamo, cosa fare, però almeno saprai che c'è quella persona, che normalmente poi si tratta di fidanzati, mogli, mariti, amanti, insomma, situazioni di questo genere, perché cercare di controllare le conversazioni WhatsApp di un altro viene prevalentemente da parte di questa tipologia di persona, all'interno, diciamo così, di relazioni sentimentali. Quindi questo è un modo molto semplice che ti permette di preservare la tua privacy su WhatsApp e di capire chi invece sta cercando di violarla in qualche modo. Per questo video è tutto, ti ricordo una cosa, che venerdì 28 aprile terrò a Torino un seminario dal titolo Fai volare la tua autostima e conquista chi desideri. Quindi se sei interessata o interessato, tanto trovi tutte le info nel box, comunque il riferimento è il 333 15 11 703. Ti ricordo altresì un'altra cosa, che se ti iscriverai al canale YouTube avrai la possibilità di fare delle domande gratuite, la possibilità di vincere dei corsi gratuiti e decidere se farli con me, decidere se farli dal vivo o se farli via video. Quindi iscriviti al canale. Ciao!